Ragazzi, oggi 23 gennaio 2020, siamo qua ancora a Barranco per vedere, molto traffico. Passiamo? Passiamo, qui ragazzi, guardate qua quanto traffico, leggete Barranco, cultura, tradizione e turismo, cultura, tradizione e turismo. E andremo a vedere qualche spiaggia qua della zona. Ovviamente sempre al centro di Lima, vedete? Barranco, qui ovviamente pubblicità come sempre, fontane e qua per le spiagge. Quindi state con me, state nel video, faccio partire subito la sigla e andremo a vedere le spiagge qui della zona. Sigla! Mac Lima, Museo di Arte Contemporanea, quindi qui per tra Barranco e Miraflores possiamo vedere qualche parte di arte contemporanea a Lima. Si inaugurò la prima tappa di questo museo dal Presidente della Repubblica del Perù nel 25 di luglio dell'anno 2011, l'allora dottor Alan García Pérez. Queste due sedie di arte contemporanea. Questa è la parte del museo, cioè l'entrata. Qua c'è l'entrata. Prezzo per gli stranieri 20 soles, sono circa 6 euro. Totem del 2019, marmo di Aldo Chaparro, Perù 1965. Qui ci sono varie raffigurazioni, là c'è un'altra opera. Sentite anche, oltre al traffico, anche gli uccellini cantare, felici. E qui un po', ragazzi, che bei fiori. La gente che fa ginnastica, esercizi di ginnastica. Qui una pittura, sempre del Museo di Arte Contemporanea. Queste donne, queste veneri, appunto con floreali nel lago, che rappresenterebbe appunto questo lago, questa acqua. Là ci sono un altro parco dove la gente può riposare e dentro appunto il museo, tutti questi blocchi di arte contemporanea qua tra Miraflores e Barranco. Se volete venirla a visitare, come vi dicevo, 20 soles l'entrata, circa 5,50 euro, 6 euro. Sempre qui al giardino del Museo di Arte Contemporanea abbiamo questa sorta di ruota che gira con il vento. Andiamo a vedere cosa effettivamente rappresenta. Qua, questo è l'inizio di Barranco, ragazzi. Barranco, la città dei molini, la ciudad de los molinos. Tienes Miraflores Pinos. Mira, guardate. Miraflores, che è l'altro barrio, che è l'altro quartiere dall'altra parte, tiene i pini, cioè gli alberi, il verde. Barranco tiene i suoi molini. Barranco appunto tiene i suoi molini e Chorrillo la sua spiaggia. Un remo e una taraglia. Juan de Arona, 1894. Bello. E qua il Museo di Arte Contemporanea. Bene, andiamo per la spiaggia. Qua a Barranco, vedete, Museo di Arte Contemporanea. Sempre qui passando per Barranco, guardate che vecchio treno, tutto dipinto in stile bohemien, appunto come il quartiere di Barranco ricorda. Qui ci dice Municipalità di Barranco, parco della famiglia Manuel Montero Bernales, opera realizzata durante la gestione dell'IC Felipe Antonio Mezzarina Tong Alcalde. Barranco, settembre del 2010. Vedete, qui adibiscono come, non so, qualcosa dentro, libri, sempre tutto colorato, molto molto carino, molto bohemien, ecco. Perez Rocca, sta passando un autobus, guardate, Coronel, questa
Questo obelisco qui al centro, appunto la parte di Barranco, e qua verso la spiaggia, la playa appunto. Sempre tutto ben fatto, ben pulito. Musica in stile bohemien, così come le casine. Guarda com'è molto più pittoresco. Vedete? Sempre la parte costiera di Barranco, che dà sul mare, tipici venditori di gelato, li abbiamo già visti. Le tipiche casine qua a Barranco, quartieri più tranquilli, più calmi, senza il solito traffico di Lima. Vedete come cambia molto da una parte all'altra di Lima. Là da dove veniamo, Miraflores, qua Barranco. Qua la spiaggia a Barranco, sempre questa sorta di nebbiolina persistente a Lima, vedete? Oggi è giovedì e là la spiaggia dove andremo. Tipiche case qui, sempre nella parte sul malecon, nella parte costiera più vicina alla spiaggia di Barranco. Qua anche un parco, casine ben colorate, ben strutturate. Fa anche abbastanza caldo. Stiamo camminando sempre qui a Barranco per la spiaggia, il ponte dei sospiri che già avevamo visto in un altro video di dicembre. Oggi appunto siamo a gennaio 2020. Questa invece è una nuova, questa appunto è la tipica calle, la tipica stradina camminata che porta verso la spiaggia. I tipici artisti, perché molto bohemien Barranco, vedete? Guardate tutti i muri colorati. Zona di passeggio, di camminata, saranno circa le 2 del pomeriggio. Guardate, oh, questi due bambini giocando sono caduti. Guardate tutte queste casettine, questi colori. Arte, musica, caffè, bar. Guardate sempre come molto molto bohemien. Musiche contro musiche. Sempre tutti i muri pitturati, colorati, controcolorati. Anche qui, questi sono i tipici bar vicini alla spiaggia a Barranco. Azzuccar clavo y cannella para recinar las muelas. Pensar con el corazón, pensare con il cuore. Guardate com'è tutto ben dipinto. Settimana dell'arte urbana. Barranco sempre con il suo mulino. Guardate queste viuzzole tutte dipinte qua a Barranco, molto bello. Andando da queste viuzzole qui di Barranco, guardate: perché enamorada della hermosura del cerro trascende musica di Arpa Pisueño, Mario Floriano. Queste sono altre frasi molto belle, potete mettere in pausa se volete leggerle. Ora non ve le sto a leggere tutte perché ovviamente il tempo vorrebbero ore, però tutte frasi, vedete? Tutte frasi. Altre, muri pitturati, che bello. Thank you.
questi sono i tipici ghiaccioli al maracuyà, tipo, vedete, congelato, si morde e si mangia. Tipo così. Utile per il refrigerio di questo caldo incessante. Sempre qui il cammino per la spiaggia, già si vede l'Oceano Pacifico. Da questa ci salutano, da questa stradina, vedete? Ci siamo abbassati dal Ponte dei Sospiri, qua a Barranco, fino appunto alla spiaggia, dove qua la gente si rinfresca. Sembra nebbiato, ma vi assicuro che fa molto caldo, saranno almeno 27-28 gradi, e che c'è molta umidità, quindi si sente di più qua la strada. Guardate quanta gente là che si sta bagnando, cercando refrigerio. Vedete? Alla spiaggia, che è là. Questi tipici venditori, vedete? Anche molto hippie. Qua ricordo che è molto bohemien, quindi troviamo anche queste specie di venditori. Questa è la costa verde là, l'avanza vista in un video di dicembre. Un timido sole è spuntato, molto timido, però fa caldo. Là si vede anche la croce del punto di Lima, più a sud, più diciamo in fondo. C'è la strada e questa la playa della Sombrilla. Guardate quanta gente. Sì, mi rendo conto che questa è la città, quindi l'acqua non è delle migliori, però guardate, è giovedì, ma guardate quanta gente. Non è festivo, e qua guardate là quanti si stanno facendo il bagno. Non so se potete notare, ma questa è la playa de las Umbrillas. Questo appunto è il golfo che abbraccia tutta la città, la parte costiera, il malecón della città di Lima.